La mostra Suenzo Mari, il Museo del Design Italiano, e anche, se solo per 7 giorni, la mostra sulle fotografie di Claude Andujar, Italiano Mami. Sono queste le esposizioni che il pubblico ha potuto visitare in Triennale a Milano dopo la riapertura del museo. Per fare il punto su quanto è accaduto in questi momenti di ritorno alla vita culturale, abbiamo incontrato il presidente della Triennale, Stefano Boeri. Siamo molto contenti di queste 2 settimane, di queste prime 2 settimane d'apertura, speriamo si prolunghino. Abbiamo avuto più di 7.000 visitatori, che è un risultato davvero, davvero eccellente. Un risultato che, dopo tanta attesa, ha inevitabilmente una qualità diversa rispetto a un anno fa, una valenza per così dire più profonda e anche un significato tanto sociale quanto emozionale. L'emozione era di vedere le emozioni, cioè davvero è stato bellissimo vedere un pubblico di età assolutamente varia, la più eterogenea. Ci è sembrato di cogliere una grande consapevolezza, diciamo, che l'ossigeno che uno spazio come la Triennale può dare in questo momento è cruciale per sopravvivere anche dal punto di vista della qualità della vita, della qualità dell'esperienza culturale che solo spazi come la Triennale possono dare. Quindi è stato bellissimo vedere, incontrare, discutere con chi è venuto in Triennale e speriamo davvero che sia una ripresa, una ripartenza. E nell'ottica di guardare avanti, oltre alle emergenze e le chiusure forzate, la Triennale si prepara a nuovi progetti. In questi mesi di chiusura abbiamo lavorato molto per cercare di prepararci a fare ancora meglio di quanto abbiamo fatto negli scorsi anni. Sicuramente prolungheremo fino al 18 aprile la mostra su Enzo Mari e altrettanto sicuramente la sorpresa più bella in aprile sarà l'apertura di una mostra dedicata a Vico Magistretti, che è un altro dei grandi, grandissimi maestri del design e dell'architettura italiana. Senza dimenticare la preparazione per la 23ª Triennale Internazionale del 2022, che sarà dedicata a ciò che non sappiamo di non sapere. È un tema molto vicino a quella che io credo sia, da un lato, la sensazione di fragilità che questa pandemia ci ha trasmesso e dall'altro la grande voglia di fare i conti con un futuro che si preannuncia insieme difficile ma anche straordinariamente aperto. Un'occasione, secondo il presidente della Triennale, di provare a correggere gli errori di questi anni nel rapporto con la natura e l'ambiente.